con Lucia Pastrengio qui da Anzano del Parco, dopo essere rientrati da Roma con un 1-0 che forse non soddisfa appieno. No, non soddisfa appieno, però è stata una partita, diciamo, molto difficile per noi, perché sapevamo il grande valore della Roma. Loro hanno attaccato molto, noi abbiamo, diciamo, resistito fino appunto al momento del gol, però credo che comunque abbiamo giocato con coraggio ed è quello che ci aveva chiesto il mister, quindi in realtà siamo anche abbastanza contenti, dai. Ecco, ma qual è la differenza ancora da colmare tra Como Women e una top come la Roma, secondo te? Secondo me l'esperienza, diciamo che è un punto che fa la differenza in queste partite, dei singoli appunto, ma anche della società, della squadra, quindi sicuramente l'esperienza è un punto a sfavore per noi, che però cercheremo di colmare restando in questa categoria per un po'. Ecco, quindi guardiamo in avanti, il prossimo passo è Sassuolo. Attenzione che non stiamo discutendo di una squadra, ancorché sia dietro le nostre spalle, però ininfluente, ha fatto dei risultati interessanti in questa prima parte di stagione. Sì, ha fatto dei risultati molto interessanti anche con delle grandi squadre, appunto come l'Inter recentemente, quindi dobbiamo assolutamente portare a casa i 3 punti per arrivare a quota 7 e cercare di mantenere un posto in classifica un po' più superiore rispetto agli ultimi due, ecco. Ecco, quanto conta arrivare a quota 7 prima della pausa? Fondamentale, perché innanzitutto andiamo incontro alla pausa molto più serene, più tranquille, quindi sicuramente i 3 punti saranno fondamentali. Ecco, da ultimo, qual è il clima che si respira all'interno della squadra? Il clima e l'atmosfera è quella del Como, quindi come l'anno scorso è un clima di felicità, di sorriso anche nei momenti difficili, perché ne abbiamo avuti, ne avremo, però sempre con il sorriso e con la positività. Grazie Lucia. Grazie a voi.